C'è mancato un pelo, comandante. Ancora 10 secondi e saremmo finiti in un mare di zolfo incandescente. La Normandy non è equipaggiata per atterrare in un vulcano in eruzione. La cosa tende a danneggiare i sensori e a fondere lo scafo. Magari ricordatene in futuro. Siamo quasi morti là fuori e tu pensi solo a scherzare. Joker ci ha tirato fuori dai guai. Credo che si sia guadagnato il diritto di fare qualche battutaccia. Capisco. Deve essere un comportamento tipico degli umani. Mi spiace, non ho molta esperienza con la tua specie, comandante. Però ti sono grata. Mi hai salvato la vita là fuori. E non soltanto dal vulcano. Quei Geth mi avrebbero uccisa. O ancora peggio, mi avrebbero portata da Saren. Che cosa voleva Saren da te? Sai qualcosa sul condotto? Soltanto che è in qualche modo collegato all'estinzione dei Protean. Io sono esperta in questo campo. Ho passato gli ultimi 50 anni cercando di scoprire che cosa gli è successo. Ma quanti anni hai esattamente? Non mi piace ammetterlo, ma ho soltanto 106 anni. Dannazione! Spero di essere ancora in forma come te quando avrò la tua età. Un secolo può sembrare un periodo molto lungo per una specie dal ciclo vitale breve come la vostra. Ma fra le Asari sono considerata poco più che una ragazzina. Per questo le mie ricerche non hanno goduto delle attenzioni che avrebbero meritato. A causa della mia giovane età, le altre studiose Asari tendono a trascurare le mie teorie sul destino dei Protean. Mi sono fatta anch'io qualche idea sulla scomparsa dei Protean. Con il dovuto rispetto, comandante, ho già ascoltato tutte le teorie esistenti. Il problema è trovare delle prove che le avvalorino. I Protean non hanno lasciato molto dietro di loro. Sembra quasi che qualcuno abbia voluto rendere irrisolvibile questo mistero. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutte le tracce lasciate dai Protean nella galassia. Ma ecco la parte più incredibile. Secondo i miei ritrovamenti, quella dei Protean non è stata la prima civiltà galattica a svanire misteriosamente. Il ciclo è iniziato molto prima di loro. Da dove arriva questa teoria? Pensavo che non esistessero prove. Sono 50 anni che ci lavoro. Ho raccolto ogni frammento, ogni minuscola traccia. Alla fine sono emersi degli schemi comuni, schemi che fanno intuire la verità. Non è facile spiegarlo a un'altra persona. Non ho niente di veramente concreto a sostegno della mia teoria. È più una sensazione derivante da 50 anni di ricerche. Però so di avere ragione, e un giorno riuscirò a dimostrarlo. Ci sono state altre civiltà prima dei Protean. Il ciclo si è ripetuto più volte. Se i Protean non sono stati i primi, chi c'è stato prima di loro? Non lo so. Già ci sono pochissimi reperti relativi ai Protean. Sui loro predecessori c'è ancora meno. Non posso dimostrare la mia teoria, ma so di avere ragione. La galassia si regge su un ciclo di estinzioni. Ogni volta che una grande civiltà si sviluppa, finisce in modo improvviso e violento, lasciando solo rovine. I Protean sono partiti da un solo pianeta e hanno creato un impero grande quanto la galassia. E lo hanno fatto costruendo sulle rovine dei loro predecessori. Le loro più grandi conquiste, i portali galattici e la cittadella, si basano sulla tecnologia di coloro che sono venuti prima di loro. E poi, come tutte le altre civilizzazioni dimenticate della storia galattica, i Protean sono scomparsi. Lo scopo della mia vita è capire perché. Sono stati annientati da una specie di macchine senzienti, i razziatori. I razziatori? Ma non ho mai saputo che... Come puoi saperlo? Che prove hai per confermare ciò che dici? Su Eden Prime c'era una sonda Protean danneggiata. Ha trasmesso nel mio cervello una visione. Sto ancora cercando di comprenderne appieno il significato. Visioni? Sì, ha senso. Le sonde sono state progettate per trasmettere informazioni direttamente nella mente dell'utilizzatore. Solo che trovarne una ancora funzionante è incredibilmente raro. Non mi meraviglia che i Geth abbiano attaccato Eden Prime. La possibilità di ottenere una sonda funzionante, anche se danneggiata, giustifica qualsiasi rischio. Le sonde, però, erano pensate per interagire con le menti dei Protean. Ecco perché le informazioni che hai ricevuto ti sono sembrate poco chiare. Trovo davvero incredibile che tu abbia capito qualcosa. Una mente inferiore sarebbe stata interamente distrutta nel processo. La tua forza di volontà è davvero rimarchevole, comandante. Tutto questo non ci aiuta a trovare Saren, né il condotto. Certo, hai ragione. La mia curiosità scientifica mi ha distratto. Purtroppo non ho alcuna informazione utile per localizzare Saren o il condotto.
Non so perché Saren voleva toglierti di mezzo, ma penso che sarebbe molto meglio se tu venissi con noi. Grazie, comandante. Saren potrebbe provare di nuovo a uccidermi, e sono certa che sulla tua nave sarò perfettamente al sicuro. E forse le mie conoscenze sui Protean potranno tornare utili in futuro. Per non dire che i suoi poteri biotici potranno servire in combattimento. Siamo felici di averti nella squadra, Liara. Grazie, comandante. Ti sono molto... Ehi, temo di non sentirmi molto bene. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ho dormito. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chakwos. Probabilmente è semplice stanchezza mentale, unita allo shock di aver scoperto che cosa è realmente accaduto ai Protean. Comunque, un esame medico di sicuro non mi farà male. Anzi, mi darà il tempo necessario per riflettere. C'è altro, comandante? Possiamo parlare dopo che avrai visto la dottoressa. Potete andare. Tutti quanti. Ho inviato i rapporti sulla missione, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Abbiamo ricevuto il suo rapporto, comandante. La dottoressa Zoni è a bordo della Normandy, immagino. Ha preso le necessarie misure di sicurezza? Liara è dalla nostra parte. I Geth stavano cercando di ucciderla. Venezia non permetterebbe mai a Saren di uccidere sua figlia. Forse non lo sa. O forse non la conosciamo bene. Non mi aspettavo certo che diventasse una traditrice. Almeno la missione è riuscita. A parte per la distruzione di un'importante rovina Protean. Era davvero necessario, Shepard? I Geth erano ovunque in quelle rovine. Siamo fortunati ad esserne usciti vivi. Certo, comandante. La missione ha sempre priorità su tutto. Buona fortuna, comandante. Si ricordi, contiamo su di lei. Comandante, hai un minuto? Ho sempre tempo per i miei ufficiali. Detto tra noi, credo che ci sia qualcosa che non va. Saren sta cercando informazioni su una specie di estinzione galattica. Allora perché il Consiglio non si decide ad aiutarci? Perdona lo sfogo, comandante. Il pericolo è quanto mai evidente, ma c'è qualcuno che lo sta ignorando. Il Consiglio non vuole credere che qualcosa stia andando storto. Un comportamento tipico degli umani. Ma... Ho capito. Pare che in qualche modo dovremmo far cambiare idea al Consiglio. Divertente. Finalmente possiamo esplorare lo spazio, ma scopriamo che l'ultima frontiera è già colonizzata. I residenti non apprezzano neanche il panorama. Né sono impressionati dai nemici. Oh, a bordo abbiamo un romanticone. Volevi forse inseguire un sogno, Alenco? Garantire il futuro dell'uomo nello spazio? Da piccolo ho letto un sacco di quei libri. Quelli dove l'eroe si avventura nello spazio per dimostrare il proprio coraggio alla sua amata. In difesa della giustizia. Forse all'inizio ero un romantico, ma il lavaggio del cervello mi ha fatto cambiare idea. Ah, scusa, volevo dire il mio addestramento biotico. Io non sto inseguendo un sogno. Voglio solo fare qualcosa di utile, vedere cosa c'è qui fuori. Scusa se sono stato troppo informale. Il protocollo non era un problema, Jump Zero. Raccontami tutto. Noi non usavamo mai il termine addestramento biotico. Per noi allievi era semplicemente il lavaggio del cervello. Anzi, non eravamo allievi, ma soggetti incoraggiati a partecipare a un progetto di ricerca volto a studiare più a fondo le abilità biotiche. L'esposizione accidentale all'elemento zero in età prenatale può avere effetti ben peggiori. Al confronto, i tumori al cervello che sviluppavano certi bambini non sono niente. Sembra che tu sia un'eccezione. In quanti non ce l'hanno fatta? Su 100? Forse una sessantina non danno risultati. Un 30% subisce effetti dannosi. Sciocchezze come tumori al cervello.
Il restante 10% dimostra un'abilità biotica che può essere aumentata con degli impianti. Non in modo permanente, però. Non come i tumori. Da un momento all'altro ti ritrovi a Jump Zero. Come pensi che dovrebbe reagire un bambino in una stazione al confine dello spazio umano? Jump Zero è la stazione Gagarin, vero? Com'è? Sì, quello è il nome ufficiale. Per decenni è stata la struttura più grande e lontana che abbiamo avuto, proprio al limite del Sistema Solare. È lì che sono stati condotti i primi esperimenti sul viaggio a velocità iperluce, prima che imparassimo a usare i campi di forza. Quando ero lì, era una semplice piattaforma di ricerca. C'erano molti altri bambini come te, vero? Almeno non eri da solo. È vero. Avevamo formato un piccolo gruppo che si riuniva ogni sera, prima che si spegnessero le luci. Ma non avevamo molto da fare. Allora Jump Zero era solo una stazione di ricerca e la Conatix non l'aveva neanche connessa a Extranet, per evitare fughe di notizie. Eravate tutti ragazzi, di sicuro avevate trovato un modo per passare piacevolmente il tempo. Non sono il tipo da fare quel genere di cose, comandante. Non così alla leggera, almeno. C'era una ragazza con cui passavo molto tempo, ma tenendo sempre i vestiti addosso. Si chiamava Rana. Veniva dalla Turchia, da una famiglia molto agiata. Era una ragazza intelligente, incredibilmente affascinante, bellissima, ma non vanitosa. Proprio come te, signore. Sembra che ci tenessi molto a lei. Certo. Forse anche lei provava lo stesso, ma le cose non funzionarono. Sai, l'addestramento. Conosci dei casi di esposizione intenzionale a lezzo? Nessuno ne conosce, ma ciò non significa che non siano mai successi. Più gravi erano gli incidenti, e meno esposizioni accidentali venivano trovate. Allora era molto diverso. Nessuno conosceva il potenziale del talento biotico, quindi non c'era alcuna regolamentazione. Per la Conatix era oro colato. Non sto dicendo che siano stati loro a provocare quegli incidenti nei nostri avamposti, ma a pensarci bene, erano sempre i primi ad arrivare sul posto. Jump Zero è molto lontano dalla Terra. Com'era in quel periodo? Diciamo che il grande cancello dell'umanità non è come negli holofilm. Comunque, la nostra doveva essere una riunione informale, non un'occasione per rivangare il passato. Volevo solo conoscerti un po' meglio, tutto qui. Grazie per la chiacchierata, Kaidan. Beh, non c'è di che. Signora, di solito cerchi di entrare in confidenza con tutto l'equipaggio. No, no, figurati. Ne riparleremo comunque. Io dovrò rifletterci meglio, comandante. Comunque, sì, mi farebbe piacere. Comandante, sei qui per sincerarti delle mie condizioni. Ora hai un aspetto migliore. Come ti senti? La dottoressa Chakwas dice che starò bene. Sono colpita dal suo livello di conoscenza della fisiologia di noi Asari. Sei in buone mani. La dottoressa Chakwas sa quello che fa. Non ti ho mai detto grazie nel modo giusto per avermi salvata dai Geth, comandante. Senza di te... Sono felice che siamo arrivati in tempo. Anch'io. So che hai corso un rischio portandomi a bordo di questa nave. Ho visto come mi guardano i membri dell'equipaggio. Non si fidano di me. Io però non sono come Venezia. Farò tutto il possibile per aiutarti a fermare Saren. Lo giuro. Non temere, Liara. Io mi fido di te. So che non mi deluderai. Questo significa molto per me, comandante. Grazie. Parlami di te, Liara. Di me? Temo di non essere molto interessante, comandante. Passo buona parte del mio tempo nei siti archeologici, recuperando oggetti di uso comune sepolti fra le rovine Protean. Sembra una cosa pericolosa. E solitaria.
A volte mi imbatto in qualche forma di vita indigena pericolosa o in qualche banda di mercenari o predoni, ma ho sempre fatto molta attenzione. Finché i Geth non mi hanno seguita su Artemis Tau, non ho mai trovato situazioni che le mie abilità biotiche non potessero gestire. Per quanto riguarda la solitudine, beh, è un aspetto che per lo più mi piace. A volte sento proprio la necessità di stare lontana da tutti gli altri. Non ti piace la gente? Immagino che sia perché sono la figlia di una matriarca. Tutti si aspettavano che io seguissi le orme di Venezia. Volevano che diventassi una guida per la nostra gente. Le matriarche guidano i loro seguaci verso il futuro. Cercano la verità su ciò che ancora deve accadere. Forse è per questo che io mi sono interessata ai segreti del passato. A dirlo sembra una cosa davvero sciocca. Sembra che io sia diventata un'archeologa soltanto per dare un dispiacere a Venezia. Tutti i figli si ribellano ai genitori. È una parte naturale del processo di crescita. Ah, tu condividi la saggezza della matriarca, Shepard. Hai usato le stesse parole che ha pronunciato Venezia quando le ho comunicato la mia decisione. C'era anche dell'altro, però. Io mi sentivo attratta dal passato. I Protean erano delle figure misteriose. Io volevo scoprire tutto il possibile su di loro. Per questo ti trovo così affascinante. Hai avuto un contatto con la sonda di Eden Prime. Hai sperimentato una tecnologia Protean funzionante. Sembra quasi che tu voglia dissezionarmi in laboratorio. Cosa? No, non volevo insinuare che... non volevo certo offenderti, Shepard. Volevo soltanto dire che saresti un esemplare molto interessante, da studiare a fondo. Oh no, così è ancora peggio. Calmati, Liara, stavo soltanto scherzando. Scherzando? Oh, per la dea. Come ho fatto a essere così sciocca? Adesso penserai che sono una stupida. Adesso sai perché preferisco passare il mio tempo con dischi dati e computer. Quando ci sono altre persone in giro, finisco sempre per dire qualcosa di imbarazzante. Per favore, fai finta che questa conversazione non sia mai avvenuta. Sai perché Venezia si è unita a Saren? Non capisco. Diceva sempre che le Asari devono riuscire a essere coinvolte maggiormente nel flusso degli eventi galattici. Forse pensava che, alleandosi con Saren, avrebbe ottenuto un effetto benefico sul lungo periodo. O almeno lo spero. Questa cosa ti fa soffrire, vero? Tutto questo non ha alcun senso per me. Non ho parlato a Venezia per anni, ma la conosco. Questo non è da lei. Qualcosa è cambiato. Vorrei saperne di più sulle Asari. Siamo stati la prima specie a scoprire la cittadella e abbiamo contribuito fortemente alla formazione del Consiglio. Cerchiamo sempre di rappresentare la voce della cooperazione pacifica nelle dispute nella galassia. La mia gente crede che facciamo tutti parte di una singola comunità galattica. Ogni specie contribuisce a qualcosa di molto più grande. Anche se cerchiamo di comprendere le altre specie, però, in pochi si prendono la briga di comprendere noi. La galassia pullula di voci e false informazioni sulla mia gente. Di che genere? Buona parte delle falsità che circolano riguardano il nostro rituale di accoppiamento. La mia specie è monosesso. Maschio e femmina sono due termini privi di significato per noi. Certo, abbiamo bisogno di un partner per riprodurci, ma può provenire da qualsiasi specie ed essere di qualunque sesso. Non capisco. La tua specie può accoppiarsi con chiunque. Accoppiarsi non è il termine esatto. Non per come lo intendi tu. Il contatto fisico può essere presente o può non esserlo. Non è l'elemento saliente dell'unione. La vera connessione è mentale. La nostra fisiologia ci consente di unirci ad altri esseri viventi, di toccare le profondità delle loro menti. Noi esploriamo la memoria genetica delle altre specie. Condividiamo gli elementi di base delle loro identità individuali e razziali. In seguito trasmettiamo questi elementi alle nostre figlie. Così possiamo crescere come specie. Così arriviamo a sviluppare una comprensione superiore delle altre specie. Cosa succede al vostro partner dopo l'unione? Ogni relazione è differente. Alcune unioni si esauriscono in un incontro, dopo il quale i due genitori si separano. Altre sono invece unioni a lungo termine. A volte l'Asari e il suo partner rimangono insieme per decenni. Voi Asari potete vivere per 1000 anni. Che succede quando il vostro partner muore? Poche specie senzienti vivono tanto quanto la mia. Abbiamo imparato a guardare le nostre unioni sotto il giusto approccio psicologico.
Non ci concentriamo sull'inevitabilità della separazione dal partner, ma sul godere appieno del tempo che ci è concesso. E anche dopo la sua morte, una sua parte rimane viva in noi. L'unione è una connessione capace di trascendere spazio e tempo. Sai chi aveva scelto come partner la matriarca Venezia? Parlava raramente del suo partner, ma io so che mio padre, se vuoi proprio usare questo termine, era Asari. Pensavo che vi servisse un genitore appartenente a un'altra specie. Pensaci bene, Shepard. Se non potessimo riprodurci fra noi, ci saremmo estinte molto prima di aver appreso come lasciare il nostro pianeta natale a bordo di navi. L'unione interna alla nostra specie non è più consueta. Non ai fini riproduttivi, almeno. Molte Asari credono che indebolisca la specie. Le figlie Asari ereditano i tratti caratteristici della specie del padre. Se entrambi i genitori sono Asari, non c'è alcun miglioramento. O almeno così lascia intendere la convinzione diffusa. Io sono quella che a volte viene definita come puro sangue, anche se nessun Asari oserebbe mai dirmelo apertamente. Si tratta di un grave insulto fra la mia gente. È possibile che la partner di Venezia fosse imbarazzata dalla loro unione. Forse non mi ha mai voluto riconoscere pubblicamente come sua progenie. Forse avrebbe voluto incontrarti, ma non ha potuto. Forse le è successo qualcosa. Forse non è più in vita. Potresti aver ragione. E spero che tu ce l'abbia. Ma non ho modo per esserne sicura. Venezia non parlava mai della sua partner. Qualsiasi cosa sia accaduta le ha causato un grande dolore. Mi ha cresciuta da sola. Cosa peraltro non insolita. Molte Asari crescono le figlie da sole. In particolare se la specie del padre ha un ciclo vitale molto breve. Spesso il genitore muore ben prima che la figlia raggiunga l'età adulta. Ora devo andare. Alla prossima, Shepard.